mezza battuta d'arresto per la capolista Tiriolo, che si fa fermare in trasferta sullo 0-0 dal Serra Stretta. Uno 0-0 che sta probabilmente stretto alla capolista, ma che chiaramente fa bene alla squadra di casa, che ottiene un buon risultato contro una delle prime della classe. Tutto ciò per dire che alla fine il Tiriolo è stato raggiunto in vetta dalla Good Fellas, che è nell'anticipo di venerdì sera ha battuto seccamente il Grifone del Catanzaro per 4-0 e quindi si porta a pari punti in classifica del Tiriolo. Non riescono a vedere, a ottenere buoni risultati le inseguitrici e quindi diventa quasi una lotta a due, perché adesso i punti di distacco dalla terza sono diventati 7. E perde il Girifalco nella partita, nel derby contro il Cortale, un Girifalco che va sullo 0-2 con i gol di Nicoletti e Serratore, e non basta il gol di Todaro a rimettere in sesto una partita che chiaramente è stata chiusa prima del gol della bandiera, appunto, del Girifalcese Todaro. Partita scoppiettante tra Genne di Aquila ed Escali Burro Fronti, che finisce 3-4 per gli ospiti. Per tre volte la Kennedy si era portata in vantaggio, ma poi alla fine ci sono voluti i gol di Bonsignore e di Iaei Iaballa per ribaltare la partita con il 92esimo per il 3-4 definitivo. Pareggio importante tra San Pietro Apostolo e Saletti, l'unica delle squadre di testa a non venire allontanata e quindi a perdere, con il gol di Aversa al 95esimo che raccoglie il pareggio meritato, dopo che lo stesso Aversa aveva pareggiato il gol di Bamba all'inizio dopo l'1-0, e quindi lo stesso Aversa che recupera il gol poi che c'era stato segnato anche da Graziano del San Pietro Apostolo. Quindi è una classifica abbastanza delineata, con le prime due che se allungano, anche se, come dicevamo, il Tiriolo è stato fermato sul pareggio esterno. Ultima partita da segnalare, 2-1 dell'Atletico Ferroletto sul Maida, quindi, che è come il Girifalco, perde e gli sfugge l'occasione di avvicinarsi alla testa della classifica.